Buonasera, benvenuti all'appuntamento settimanale con la comunicazione economica proposta da Confindustria Abruzzo Medio Adriatico RT8. Parliamo nella puntata di oggi di un tema che interessa particolarmente l'Abruzzo, visto le sue caratteristiche, quindi parliamo di turismo e delle fortunate condizioni che nel nostro territorio si verificano. In questo modo si può parlare di turismo, volendolo dire con una immagine al plurale, vale a dire abbiamo la possibilità di proporre un turismo balneare, turismo montano, turismo enogastronomico, ancora religioso, congressuale, solo per elencarne alcuni. È ovvio che questo è un comparto davvero proficuo e ricco, e ingloba, pensate, un numero importantissimo di lavoratori che rappresentano il 7% in termini di occupazione, senza considerare l'indotto. È un comparto florido al quale bisogna destinare anche somme importanti, ad esempio quelle del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ne parliamo con gli ospiti che sto per presentarvi. Torna a trovarci in studio Lucio Lauretti, presidente della sezione turismo di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. Buonasera. Buonasera a tutti. Ancora in studio abbiamo Giuseppe Bagnozzi, consigliere di Confindustria Alberghi. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Andiamo in collegamento per dare il benvenuto a Barbara Casillo, direttore generale di Confindustria Alberghi. Buonasera. Questi sono i nostri ospiti, quindi siamo pronti per entrare nel focus fondamentale della nostra trasmissione. La prima domanda va a Lauretti per tentare di capire qual è stato l'andamento del turismo nel nostro territorio durante l'anno precedente, quali sono le criticità, i punti di forza, insomma le varie considerazioni in merito. A lei. Grazie. Il 2023, dopo il 2022 che è stato l'anno di boom, l'anno della rinascita, l'anno del dopo Covid che ha portato grandi risultati in tutti i settori, anche del PIL italiano, abbiamo fatto un record europeo. E il 2023 è stato un anno positivo, non è stato positivo come il 2022 perché dopo la pandemia si sono riaperti alcuni mercati esteri, per esempio la Croazia, la Spagna, la Grecia, e in qualche maniera i primi approcci con l'Albania. Quindi diciamo che c'è stato un ventaglio maggiore di possibilità per gli utenti. Il fatturato è aumentato, ma dovuto soprattutto a un aumento dei costi e dei prezzi, e le presenze sono leggermente diminuite rispetto al 2022. Ma detto questo, il 2023 lo possiamo annoverare come un anno positivo. Se può interessare, il 2024 non dovrebbe essere da meno, almeno per queste primi mesi rispetto al 2023. Ovviamente io non parlo della neve, purtroppo il 2023 è stato un anno negativo per quanto riguarda le condizioni meteorologiche della neve, e quindi ci sarebbero altre considerazioni. Quindi il cambiamento climatico che ovviamente condiziona tante scelte e impone anche una visione diversa delle varie strategie, quindi mi piace partire da questa considerazione per andare dal direttore in collegamento, la nostra ospite Casillo, per tentare di capire come tutto ciò si va a trasporre in ambito nazionale. Qual è l'andamento, quali sono le criticità, le sfide? A lei. Beh, sono assolutamente sulla scia del Presidente. I dati anche a livello nazionale sono ottimi. Il 2023, e sto ai dati Istat, quindi dati ufficiali, si chiude con una crescita del 2% rispetto al 2019. Un dato sicuramente molto positivo, però c'è un inciso che è importante fare per leggere correttamente i dati che vediamo. I numeri sono in crescita rispetto al 2019 sulla spinta del mercato internazionale. Quello che noi abbiamo notato nella ripresa post-Covid è stata una spinta fortissima dei viaggiatori internazionali che hanno
non solo confermato la voglia di visitare il nostro paese, ma l'hanno ulteriormente spinta con una domanda che veramente, francamente, ha sorpreso anche noi a questi livelli. Diversamente, le presenze italiane sono ancora sotto i livelli del 2019. Se anche per quanto diciamo di poco, ma non hanno ancora recuperato il gap con il periodo pre-Covid. I dati comunque sono positivi anche per le proiezioni. Questi primi weekend che abbiamo avuto, il Ponte di Pasqua, adesso questa lunga sequenza di festività la settimana scorsa, hanno comunque portato dei risultati piuttosto positivi, malgrado una situazione climatica, francamente, che era difficile immaginare peggiore. Quindi direi che il quadro è interessante anche nel futuro prossimo e secondo me anche nel medio periodo. Il nostro sistema turistico è sicuramente in una fase molto positiva. Ovviamente abbiamo davanti delle sfide per poter confermare e rendere strutturale questo andamento, delle sfide che partono dalla distribuzione dei flussi. Oggi ancora abbiamo dei flussi molto concentrati sulle principali destinazioni che si muovono sulle aree interne, ma non ancora con il potenziale che noi sappiamo di avere. E l'Abruzzo è tipicamente una regione che ha un potenziale turistico infinito, incredibile, e che deve e può essere attivato per portare valore al paese e alla comunità locale. In questo senso c'è anche un tema di destagionalizzazione, ma questa sta funzionando indirettamente con l'aumento dei viaggiatori internazionali, che hanno stagionalità diverse dai nostri e possono avviare un percorso, come dire, di lento e progressiva estensione dei periodi di stagionalità per favorire l'impatto del nostro settore sul territorio. E ci metterei anche il fatto che il post-Covid ha cambiato i turisti. E oggi abbiamo molte più persone disponibili e interessate a muoversi anche fuori dai sentieri più battuti. E questo è certamente una sfida a cui noi dobbiamo saper rispondere. Grazie Casillo, ha fatto osservazioni decisamente interessanti che mi danno modo di tornare qui in studio per continuare questa disamina con Vagnozzi, al quale chiedo dal suo osservatorio che cosa emerge, come si leggono queste criticità e qual è l'andamento del settore. A lei. Il peggio sembra passato, iniziamo a pensare positivo. Gli operatori turistici sono stati duramente messi alla prova perché non è stato soltanto il Covid, è inutile ricordare il decennio successivo, tutti gli eventi calamitosi che sono andati ad influire poi sul brand, indebolendo l'offerta turistica. È arrivato il Covid, poi a seguire il caro energia, a sua volta il caro costo del denaro, questo mix di elementi negativi che, nonostante tutto, hanno messo alla prova gli operatori, ma gli operatori sono rimasti sul pezzo perché vogliono continuare a fare quello che fanno e lo vogliono continuare a fare bene. E tutti questi elementi nel previsionale è andata fin troppo bene, sicuramente grazie alle azioni messe a sostegno da parte dell'ente regionale, ma è ancora poco per poter esprimere il massimo delle potenzialità. Noi siamo rimasti fermi, l'anno di riferimento come presenze, siamo rimasti fermi al 2008, 2019. L'anno del dopo una serie di eventi, ma la vera stagione, le vere presenze, i veri flussi turistici sono del 2008. E dal 2008 a oggi, 20 anni hanno portato un po' l'offerta turistica a soffrire nella competitività. Eroi definirei gli operatori turistici del settore dell'hospitality, ma anche un po' a tutto l'indotto che continua a credere in questo territorio
dalle peculiarità inedite, questo è il nostro reale punto di forza, perché questo patrimonio oggi non è speso. Le potenzialità possiamo tranquillamente raddoppiare il nostro numero di presenze. Ci auguriamo che il 2024 vada e metta a frutto tutta una serie di azioni precedentemente messe appunto in un piano strategico. Grazie per questa iniziale forma di approccio, questa visione d'insieme a questa tematica che è così articolata. E quindi ciò mi dà modo di chiedere al Presidente Laureti per quale motivo si continua ancora a ragionare in termini di turismo semplicemente come ozio, senza molte volte capire effettivamente il potenziale di questo settore. È una domanda che ha un pizzico di provocazione. Potendo lei, Laureti, dal punto di vista istituzionale, agire, secondo lei, quali sarebbero le azioni da fare? Bella domanda. E per quanto riguarda la prima parte della domanda, come lei aveva detto nell'introduzione, aveva accennato anche il dottor Vagnozzi, parlare di turismo in Abruzzo è un po' semplicistico, perché noi abbiamo la fortuna di avere un territorio così variegato che dovremmo parlare di turismi. Lei ne ha accennato qualcuno: religioso, enogastronomico, congressuale, balneare, montano, anche quello sportivo dei grandi eventi. Devo dire che l'Abruzzo ha un problema che è poco conosciuto. Ha sempre avuto questo problema e devo dire che la regione, con tutte le critiche che si possono fare, però ha iniziato un percorso. Noi, quando andavamo 10 anni fa nelle grandi fiere turistiche, la BIT, il TTG di Rimini, dovevamo aprire la cartina ai tour operator per far capire come ci si arrivava in Abruzzo e dove era posizionato l'Abruzzo. Con alcuni grandi eventi, ne cito solo due, per tipo il Giro d'Italia e il Napoli Calcio a Castel di Sangro, che hanno avuto una rilevanza nazionale e internazionale, adesso questo non accade. È un inizio e dobbiamo continuare così. Per quanto riguarda che cosa è importante fare in Abruzzo, bisogna continuare a investire in Abruzzo. Ci sono state due leggi agevolative che hanno migliorato le strutture alberghiere, però ogni euro speso in Abruzzo dà un risultato in termini di occupazione immediato, che rispetto ad altri settori invece è molto più veloce. Tutti gli effetti dal punto di vista economico, diretti, indiretti e indotti, di investimenti fatti in Abruzzo superano quelli, dico una cosa grossa, quelli dell'automotive, che è considerato il settore leader in Abruzzo, ma il turismo, con tutti i suoi agglomerati diretti, indiretti e indotti, supera anche l'interesse che c'è nell'automotive. Che cosa farei io se fossi l'assessore al turismo? Io è un'idea che avevo quando ero stato presidente dell'aeroporto d'Abruzzo. Io svilupperei le presenze straniere, anche se Pescara ha dichiarato che negli ultimi 5 anni ha aumentato le presenze straniere del 48%, sfrutterei di più l'aeroporto e farei nelle città collegate con l'aeroporto su Pescara, quindi c'è il volo Londra-Pescara, a Londra, l'aeroporto di Londra e la città di Londra, oppure a Parigi, oppure in altre destinazioni, uno stand permanente dentro l'aeroporto, dove possiamo dimostrare con dei video che cosa è l'Abruzzo, e con dei ragazzi preparati che ovviamente parlano la lingua, anche ipotizzare delle piccole vacanze di 3 giorni, 5 giorni, 7 giorni, con dei programmi che possono essere interessanti per coloro che transitano in quell'aeroporto e che quindi potrebbero prendere un aereo direttamente per l'Abruzzo, e quindi far conoscere le nostre peculiarità, far conoscere quello che sappiamo fare. Il nostro turismo è questo: si arriva in Abruzzo per caso o per sentito dire,
Poi quando si arriva in Abruzzo ci si meraviglia di quello che si trova, le aspettative sono decisamente inferiori a quello che si trova e poi ci ritorna per vari anni. Quindi azioni mirate e sicuramente la necessità di essere più presenti, più visibili e non semplicemente un inciampo, per così dire, del turista in una regione che poi si rivela in tutta la sua capacità di saper attrarre per le bellezze e per tanti altri aspetti. Con una considerazione simile vado dal direttore in collegamento, da Casillo, per tentare di capire meglio, mettere a fuoco, come ci si può rivolgere a due mercati diversi, quello nazionale e quello estero, che hanno evidentemente esigenze diverse e hanno bisogno di essere anche approcciati in un modo completamente diverso. A lei. Seguo quello che ha detto il Presidente anche questa volta, non ci eravamo messi d'accordo ma mi sembra che siamo assolutamente allineati sulle conclusioni. Lo spunto a cui il turismo italiano deve guardare e in particolare l'Abruzzo è proprio quello della crescita di questi viaggiatori internazionali. Uso il termine viaggiatori perché la trasformazione, chiamiamola antropologica, a cui abbiamo assistito in questi anni è stata proprio quella del passaggio da un turista fruitore, diciamo passivo della realtà, semplicemente che sceglieva una destinazione dove trascorrere il tempo piacevolmente, siamo passati a un turista attivo, ad un viaggiatore che cerca qualcosa nel suo viaggio. In questa ricerca il sistema di esperienze diverse che un territorio come l'Abruzzo, ma devo dire in molta parte d'Italia è così, può offrire è davvero un vantaggio competitivo enorme rispetto ad altri paesi. Il viaggiatore oggi si muove sulla base delle sue passioni, anche le passioni del momento, le scelte che vuole, le esperienze che vuol vivere in quel momento e da questo punto di vista è bombardato da tantissimi stimoli. E il tema chiave è inserirsi in questo flusso di comunicazione, è un flusso che per lo più si muove sulla rete e che segue le passioni. L'abbiamo visto in questo periodo, lei l'ha accennato, sono nati molti turismi, sono nate molte anime del turismo, il turismo enogastronomico è diventato importantissimo, il turismo della bicicletta trainato dalle bike è diventato un trend. L'accoglienza in casa, intesa come un certo modo d'accogliere il turista, è molto ricercata a sua volta. Sono tutte opportunità che per un paese come il nostro, dove c'è un tessuto sociale, culturale, storico ricchissimo, diventano chiavi fondamentali per intercettare una domanda che in questo momento è attenta a questi fenomeni. E per questo credo che sia importante in questa fase ragionare su investimenti, sulla ristrutturazione, la riqualificazione delle strutture alberghiere. Questo è molto importante nella fase attuale, non perché si debba avere per forza un'accoglienza di lusso, no, questo è un mercato che appunto è estremamente diversificato, ma cerca un'offerta identitaria, cioè vuole scegliere anche nel soggiorno qualche cosa che soddisfi le motivazioni del viaggio. E questo è un elemento importante che noi dobbiamo considerare. A tutto ciò trasversale passa il tema della sostenibilità. Molta parte dei viaggiatori oggi è sensibile a comportamenti di sostenibilità da parte anche dei gestori delle strutture alberghiere. Siamo abituati a farlo nella nostra quotidianità, quindi riconosciamo dei comportamenti anche nell'albergo e è molto importante che non solo si faccia, ma sia possibile far vedere che si fa, quindi un impegno reale da parte delle strutture, perché questo è un elemento richiesto in tutti i segmenti del mercato. Ultima annotazione. Seguendo quello che fanno le grandissime imprese, no? Nella nostra associazione ci stanno
più o meno tutti i gruppi alberghieri italiani e internazionali che operano in Italia, e diverse migliaia di alberghi indipendenti. E questo ci permette, come dire, di vedere le dinamiche del settore da diversi punti di vista. La cosa che ha molto colpito è che fino a qualche anno fa i grandi gruppi cercavano grandi strutture nelle principali città del turismo in Italia, punto. Adesso è completamente cambiato, guardano con molta attenzione alle aree interne, ci sono investimenti anche importanti in regioni come l'Umbria, che fino ad ora non hanno mai avuto rilevanza sul turismo internazionale, ci sono investimenti molto legati alle identità italiane. Questo cosa ci dice? Che quelle aziende che hanno dei centri di ricerca, che approfondiscono e che guardano nel medio e lungo periodo il ritorno dell'investimento, hanno identificato queste direttrici come direttrici importanti di sviluppo con un potenziale di crescita molto rilevante. Praticamente copiano quello che è il modello delle aziende indipendenti tipiche del nostro paese. Quindi sta a noi saper raccontare nel modo migliore quello che facciamo, perché è il trend che il mercato in questo momento cerca. Facciamoci trovare pronti. Da un punto di vista di risorse, il Ministero aprirà a breve un nuovo bando sul Free Tour, sul fondo rotativo. È un bando per investimenti piuttosto rilevanti, però comunque sono risorse che sono messe a disposizione del settore. Da parte nostra, quello che noi stiamo continuando a chiedere è che ci siano anche supporti alle ristrutturazioni e riqualificazioni anche per investimenti più piccoli. Proprio perché in questo momento non è detto che dobbiamo stravolgere la nostra realtà, ma con dei giusti aggiustamenti possiamo renderla più competitiva sul mercato. Tanti spunti, Casillo. Ottima questa considerazione e importantissimi passaggi legati al discorso della comunicazione che emerge prepotente per riuscire effettivamente a spingere concetti legati alle strutture, ai luoghi preposti ad ospitare il viaggiatore, quindi anche questa visione nuova di utente come viaggiatore, non solo come turista, quindi con esigenze, con il desiderio di fare esperienze che possano segnare in maniera incisiva. Mi ricollego ad un discorso fatto prima da Casillo, che fondamentalmente riguardava i borghi, i piccoli borghi, quindi questa volontà di voler scoprire anche realtà diverse dalle grandi città, dalle grandi direttrici che hanno sempre attratto i turisti. E questa considerazione mi permette di andare da Magnozzi, appunto per fare una considerazione su ciò che sta accadendo alle piccole realtà che hanno conosciuto una rinascita nel periodo del post-Covid e che adesso chiedono anche maggiori attenzioni e tutele. A lei, Vagnozzi. L'Abruzzo vive questo momento di rinascita tutto appunto perché, come detto prima, nella non conoscenza possiamo far forza sul prodotto, sul brand inedito. Ma oltre a questo, le imprese hanno in passato, e a breve ne accoglieremo con l'ultima azione dell'ente regionale, l'entrata finalmente in funzione delle DMC e PMC, una serie di iniziative volte alla promo commercializzazione e alla digitalizzazione sia delle infrastrutture e sia dei sistemi informatici per dare diffusione dei vari prodotti e brand che abbiamo nel territorio. Una serie di attori, una serie di caratteristiche che fino a ieri viaggiavano in maniera autonoma. Stiamo facendo sintesi, puntiamo alla vendita per poter competere di un prodotto integrato. Confindustria è sempre stata testimone e anche promotrice dei processi di evoluzione, ultimo nato è l'ITS del turismo. Stiamo formando delle figure altamente specializzate all'Università degli Istituti Professionali e oltre. Stiamo formando delle figure professionali altamente specializzate volte al management digitale delle infrastrutture alberghiere. C'è da dire però un'altra considerazione,
che l'Europa spinge con le politiche della sostenibilità e l'Abruzzo avrebbe la necessità, perché purtroppo in affanno, l'Abruzzo ha la necessità di iniziative mirate per il sostegno del comparto. Mirate perché oggi anche il Digital Hub, nella fase di animazione del portale italia.it, ha riconosciuto che l'Italia ha un'Italia che beneficia di attrattori universali, dove il cittadino del mondo almeno una volta nella sua vita deve avere l'esperienza, deve vivere l'emozione di visitare, e c'è un'Italia minore che è abbastanza inflazionata come prezzi di vendita. Quella vendita che poi agli operatori, alle imprese, dà quella marginalità e quella capacità di poter reinvestire sulle infrastrutture. Dobbiamo, ci manca quel pezzo, questo ventennio che ci ha portato fuori mercato, coscienti delle potenzialità che abbiamo, consapevoli di poter continuare a scommettere con le nostre imprese sul nostro territorio. Scorrevano immagini molto belle, la regia di Andrea Di Fabio faceva scorrere queste immagini che vediamo ancora su quanti possono essere gli elementi attrattivi di un territorio, le manifestazioni dei piccoli borghi, le attività che si possono fare, la capacità di soddisfare le esigenze di generazioni diverse, dai più adulti ai più piccoli. E quindi questa sicuramente si configura non solo per l'Abruzzo, ma in termini proprio di fruizione, come una scelta, una capacità di ogni territorio che può essere effettivamente essere messa in atto al fine di attrarre più viaggiatori. Ci piace usare questo termine, che ci sposta un po' dal consueto modo di vedere il fruitore come semplice turista, e quindi spostandoci verso una modalità diversa di fruizione, quindi andando a vedere la cultura, andando a capire meglio le varie tipicità e le varie caratteristiche di un singolo territorio. Se ci vuole commentare ancora quello che stiamo vedendo, Vagnozzi. Questi sono i nostri punti di forza. Così, in maniera spontanea, nel passato ci siamo andati a collocare, abbiamo fatto nostro il brand family che trova il giusto equilibrio. Altro punto di forza, le nostre ciclabili. Vantiamo il corridoio verde d'Europa che da Martinsicuro a Vasto oggi attrae questo nuovo brand, al turismo enogastronomico che unisce la cultura del mare con quella di terra. Ne è testimone l'ente nelle varie azioni di promocommercializzazione, un Abruzzo da scoprire, un Abruzzo di emozioni. Quindi sicuramente un bellissimo messaggio a portata di mano, e che sono certa desterà l'attenzione delle tante persone che seguono la nostra trasmissione. Abbiamo ancora un minuto e quindi vorrei una chiosa da parte del Presidente Laureti. Quali sono le scommesse? La scommessa, mi riferisco al ruolo nazionale che ha la dottoressa Casillo, la mia opinione è che parliamo di turismo abruzzese, pugliese, marchigiano, ma il turismo regionalizzato a me non piace. L'autonomia di cui si sta parlando adesso a me non piace, è stata applicata due volte, una nella sanità e abbiamo 20 regioni, 20 sanità diverse, e una nel turismo dove noi siamo stati sorpassati da paesi tipo la Spagna, tipo la Francia. Cosa hanno loro di più dell'Italia? Hanno i cibi? No. Il clima? No. Le coste? Nemmeno. La cultura ce l'abbiamo quasi tutta noi. Eppure ci sorpassano perché hanno concentrato le loro risorse nel turismo nazionale. E quindi purtroppo io, ecco, quello che farei, io rinazionalizzerei invece il settore turismo e non regionalizzato. È una
è una mia convinzione, perché le esperienze che abbiamo avuto fino adesso non sono state positive nella sanità e nel turismo, e adesso si vuole continuare addirittura in altri settori, l'istruzione e tante altre cose. Non credo che sia una cosa giusta a mio giudizio. Considerazione interessantissima in chiusura, grazie ai nostri ospiti per questi preziosi spunti relativi a questo tema così variegato, cioè il turismo e per l'Abruzzo i turismi. Quindi io ringrazio qui in studio Lucio Laureti per gli interventi, grazie. Buonasera a tutti. E ancora Giuseppe Vagnozzi. Buonasera. Vado in collegamento per ringraziare e salutare Barbara Casillo. Grazie, arrivederci. Per la parte tecnica i ringraziamenti vanno ad Andrea Di Fabio in regia. Ringrazio tutti voi telespettatori per l'attenzione. Appuntamento alla prossima puntata.